Semaforo verde al secondo mandato quadriennale di Giuseppe Paolini alla presidenza della provincia di Pesaro Urbino. Il sindaco di Isola del Piano si è confermato a capo dell'ente al termine dello scrutinio che ieri lo ha visto come unico candidato all'elezione. Ieri a presentarsi alle urne sono stati 192 votanti fra sindaci e consiglieri comunali per un risultato che ha visto 187 voti validi e 5 schede bianche. Un dato migliorativo rispetto a 4 anni fa, quando a fronte di un numero di comuni maggiori nel confronto con l'attuale si registrarono 168 votanti. I sindaci presentatisi ai seggi di ieri sono stati 36, lo stesso numero di primi cittadini rilevato nel 2018, ma con 4 comuni in più. Paolini, rieletto, ha ringraziato l'impegno e ha indicato subito le priorità del prossimo mandato quadriennale. Le priorità sono di guardare a lungo termine facendo degli incontri insieme, al di là delle appartenenze politiche, sia per la viabilità che per l'edilizia scolastica, che sono i due punti più importanti insieme all'ambiente che noi dobbiamo affrontare per i prossimi anni. E allo stesso tempo una lotta con l'UPI nazionale, di cui faccio parte del direttivo, di riportare le province al loro ruolo con un'elezione a suffragio popolare, dove ritorna finalmente la gente a votare. Però questo deve essere affiancato al ritornare a finanziare tutte le funzioni che ha e che svolge la provincia, a cominciare dall'assunzione di forze fresche, perché abbiamo bisogno di giovani che vengano a lavorare all'interno della provincia e abbiamo bisogno di dare, cioè, tipo una roadmap che abbia almeno un periodo decennale.